La voce dell'anima nella poetica del maestro Salvatore Tedde. Il primo incontro, la prima trasmissione affettiva, il primo giuramento a raffronto del tempo, del bene, perché il male non esista. Ma poiché entrambi si accomunano, l'artista tenta di sconfiggere il possesso e mette in atto il sacramento elemento della vita. Sublime, un canto agglomerato. Il pittore ti rivela, compositore del mattino, specchio della luce, il piacere delle masse, narratore degli spazi, compositore dei colori, amante dei valori, giocoliere dell'esigenza disciplina del pittore. Davanti alla produzione poetica del maestro Salvatore Tedde si rivela un itinerario emotivo di introspezione psicologica, dove metafore e simbologie compongono una visione di immagini che trovano accenti suggestivi negli echi d'anima. Del resto, la sua lirica percorre nello spazio dell'anima, memorie di un diario di vita, raggiungendo un alto valore poetico, mentre ogni parola svela in sintesi un significato ed una simbologia nel richiamo della poesia di Giuseppe Ungaretti. Ma ciò che colpisce nella poesia del maestro Salvatore Tedde è quella declinazione trascendentale nella ricerca di una spiritualità che motiva anche la sua creatività di maestro d'arte. Una spiritualità che esplora la metafisica delle cose, in cui spazio e tempo appartengono ad un logos ideale, dove sensazioni ed emozioni si condensano nel ricordo e nella memoria nostalgica, in cui la realtà vive una trasposizione di sogno con una sottile malinconia leopardiana in termini di pura lirica che traduce forme e colori dell'anima.